Siete qui da ieri? Da ieri alle 3:20, come ci è stato richiesto. Siamo qui scrutinatori e attendiamo da ieri di attivare diciamo, il seggio, perché il presidente ha rinunciato, poi ha rinunciato un altro presidente. Siamo alla ricerca del presidente, che ancora non arriva. Ora ci hanno detto poco fa che molto probabilmente è stato nominato, ma rendetevi conto che sono le 11:15. Quindi c'è tutta un'operazione di vidimazione di schede, tutta una serie di cose che vanno fatte, dovevano essere fatte ieri. Quindi inizia lo scrutinio adesso, iniziamo adesso e non si sa cosa fare. Sarà un qualcosa, ma non siamo solo noi, ci sono altre sezioni a Palermo che sono rimaste chiuse. Siamo preoccupati, io ho votato la 36, tutto regolare, la 37 è chiusa, è quasi mezzogiorno, è un fatto grave, arrivano notizie anche da altre scuole che molte sezioni non hanno ancora aperto. Probabilmente c'è stato qualcosa che non ha funzionato da parte della nomina alle corte d'appello, le rinunce che sono arrivate da parte dei presidenti. Oggi non bisogna cercare le responsabilità, ma bisogna trovare le soluzioni, quindi fare in modo che ogni sezione venga aperta e venga garantita agli elettori la possibilità di esercitare il diritto dovere del voto. Il voto potenzialmente potrebbe essere falsato dal fatto che ci sono un numero significativo di seggi che non sono ancora aperti. Perché nel caso in cui un candidato superasse il 40% di pochissimi voti, il fatto che un numero significativo di elettori non si è potuto recare alle urne non per propria volontà ma perché ha trovato le elezioni chiuse è potenzialmente un danno, perché falso il risultato elettorale. Visto che noi in Sicilia abbiamo una legge elettorale che con il 40% permette di eleggere un sindaco al primo turno. Una cosa che non sta né in cielo né in terra, purtroppo, è una legge siciliana.